E questi studiosi hanno preso in esame 126.000 di queste storie, twittate, quindi veicolate da 3 milioni di persone, oltre 4,5 milioni di volte. Non so come con che strumenti sono riusciti a fare l'indagine, ma hanno scoperto una cosa preoccupante, se vogliamo. Hanno suddiviso tramite degli strumenti di fact-checking, quindi del controllo dei fatti, hanno suddiviso l'attendibilità delle notizie che la gente scriveva su Twitter e dividendole in vere e false. Poi per i filosofi vero e falso, ok, sappiamo che è un concetto che non è così, così semplice, però possiamo dire a grandi linee che per una notizia ci può stare, insomma, se un incidente non è avvenuto la notizia si può dire falsa, insomma, se l'incidente è avvenuto la notizia si può dire vera. E suddividendo le notizie vere e false, guardando come queste notizie rimbalzavano, venivano commentate, venivano riproposte, si sono accorti che le bugie sono 6 volte più veloci della verità. Cioè la verità non interessa poco.